La completiva dichiarativa in latino usa sempre il presente o l'imperfetto congiuntivo secondo le norme della consecutio temporum, cioè della correlazione dei tre tempi che abbiamo visto per la finale. Preterea, necesse est, ut pons apud genevam rescindatur. Nella dichiarativa abbiamo il congiuntivo presente perché nella principale c'è un tempo principale, cioè un presente indicativo, est. Quindi, se nella principale c'è un tempo principale, nella dichiarativa avremo sempre il presente congiuntivo. Tempus erat ut ad te venirem, Caesar. Era il momento che io venissi da te, era il momento di venire da te, Cesare. Tempus erat è la principale e nella principale abbiamo un imperfetto indicativo, cioè un tempo storico. Nella subordinata completiva dichiarativa avremo un congiuntivo imperfetto. Quindi, ricapitolando, se nella principale o reggente c'è un tempo principale, quindi un presente o un futuro, nella subordinata completiva dichiarativa avremo il congiuntivo presente. Se nella principale o reggente ricorre un tempo storico, quindi un imperfetto, un perfetto, un più che perfetto congiuntivo o indicativo, nella subordinata completiva dichiarativa avremo il congiuntivo imperfetto.